Ciao ragazzi, bentornati sul canale o benvenuti se siete con me per la prima volta, mi fa molto piacere. Chi sono io? Direte? Io sono la Franci, questo è un canale che tratta principalmente di make-up, che è una delle mie passioni barra ossessioni. Direi quindi di iniziare subito perché questo video appunto tratterà di make-up. Finiremo il make-up appunto insieme perché un po' l'ho già fatto, l'ho già iniziato. Prima però mi raccomando, iscrivetevi al canale per essere sempre aggiornati su quello che pubblico e anche lasciate un bel like che sostiene il mio canale. Bene, detto questo, iniziamo subito. Cosa facciamo oggi? Come vedete, la base è già fatta nel mio make-up, però gli occhi sono struccati, quindi sento che così non riesco tanto a vedermi. Procediamo subito col make-up occhi. Non ho truccato gli occhi perché voglio provare con voi dei nuovi prodotti della Elf Cosmetics che sono usciti da poco. Hanno appunto le mini palettine opache e metallizzate e poi anche il mascara e poi per le labbra una matita e un rossetto lucido che però è anche una tinta labbra, quindi uno glossy lip stain che ci piace sempre molto. Iniziamo subito con gli ombretti, direi. Appunto sono queste due palettine, le vendono singolarmente, ci sono varie combinazioni. Io ho acquistato 4 shimmer e 4 opachi. Quelli shimmer si chiamano Orange Dreamsicle, mi sembra che sia, Bite Size Eyeshadow. Appunto sono queste palettine tascabili che, per cui è anche facile portarsele in giro. C'è lo scotch che le tiene chiuse. Se sarò qua un'ora, meno male che ho tolto lo smalto. Qua la palettina con gli shimmer, eccetto questo colore qua è invece opaco. I primi tre sono shimmer, chi più chi meno. In teoria, da come descritto sul sito, sono ombretti ultra pigmentati, dalla texture cremosa e lussuosa, che appunto dovrebbe durare tutto il giorno, ultra pigmentata. In teoria come descrizione ci piace molto. Io ho acquistato tutto, sto cercando di aprire qua la palette con lo scotch di Elf Cosmetics che è veramente durissimo da togliere ogni volta. Comunque ho acquistato tutti i prodotti di questo video su Douglas.it, sul sito di Douglas o Douglas come la vogliamo chiamare. E le palettine singole costano 3,99 euro. Questa qua invece è I Love You a Latte, sempre della Bite Size Eyeshadow, la linea, e questi qua invece sono tutti opachi, sempre colori sul nude. Devo dire che sul sito sembrano più scuri, entrambe le palettine sembrano più scure dalle foto del sito, invece dal vivo sono leggermente più chiare, però diciamo che non è che sono diverse, però sul sito sono un pochino più scure. Direi di fare un swatch della palette, quella con gli shimmer, giusto per... Allora, al tatto sono morbidi, direi di sì, che è già un buon segno. Ok, non mi sembrano pigmentatissimi, questa è la palette, sarebbe così. Non sono ultra pigmentati secondo me, come descritto invece nel sito, sono diciamo per ora accettabili, chi più chi meno. Mentre prendiamo la palette con quelli opachi e vediamo, anche questi qua sono abbastanza morbidi al tatto, sono abbastanza cremosi, quindi bene. Direi che il prezzo è molto vantaggioso. E questo qua è la palettina. Questi qua invece sono belli pigmentati, quelli opachi, secondo me più di quelli shimmer. Bene, iniziamo con l'applicazione. Pulisco un secondo le mani. Prendiamo un pennello da sfumatura, prendo questo bello ciccione da Neve Cosmetics e andiamo a mettere... Vado a mettere questo qua opaco,
preleviamo, sono un pochino polverosi, quindi li sbattiamo all'eccesso, polverosino, facciamo attenzione e andiamo a applicarlo come transizione. Sfumiamo sempre bene, mi raccomando, ci prendiamo il nostro tempo. Io vado un pochino sopra la piega perché ho l'occhio un pochino incappucciato, quindi mi tengo sempre un po' alta con le sfumature, ma non vado mai proprio dove c'è il sopracciglio. Lascio sempre uno spazietto libero, uno spazietto libero per non andare a chiudere troppo l'occhio. E sfumo. Mi posso tenere più chiusa verso appunto l'occhio, oppure se voglio posso anche andare in fuori. Ho fatto un pochino di zoom così vedete meglio appunto l'occhio. Diciamo che si è sfumato molto bene questo ombretto, è pigmentato, si sfuma facilmente, quindi molto bene, sono soddisfatta di questa prima prova. Adesso voglio andare nella piega dell'occhio, vado dall'altra palettina, quella con gli ombretti metallizzati, e vado a prendere questo qua sull'albicocca con un pennellino, sempre da sfumatura, però un pochino più piccolo, tipo questo qua della Essence. Vado a prelevarlo, anche questo è polverosino, quindi attenzione se abbiamo già la base fatta. Ok, andiamo a metterlo proprio nella piega per dare un po' di colore, una botta di vita. Allora, sarà che io non sono chiarissima di pelle, quindi sulla mano si vede perché sarebbe questo qua. Fossi ancora più chiara sull'occhio si vedrebbe di più sicuramente, perché ora mi sembra un po' tipo un colore tipo gesso. I gessetti quelli per colorare, mi sembra un po' quello. Non so se è la mia carnagione. Ok, un pochino si vede, non come vorrei io però. Sembra un pochino spento, un po', non lo so. Andiamo avanti. Adesso vado a prendere dalla palettina degli opachi, questo qua sul tortora, e vado a metterlo proprio non nell'ultima parte, quella più esterna, ma un po' più in qua, per lasciare quello spazietto vuoto per il colore poi più scuro, per andare a creare un po' una sfumatura graduale, ecco, da quello più chiaro shimmer a quello più scuro opaco. Sì, non è che si veda molto, questo qua è proprio il colore tipico, colore neutro, ecco, magari da utilizzare come base sulla palpebra, perché così non è che si veda tantissimo. Vado a prendere questo qua più scuro ora e vado nell'angolo esterno dell'occhio. Dalla mano sembra bello pigmentato questo qua marrone scuro, tipo caffè sembra come colore, bello intenso, e lo stratifico piano piano per dare dimensione e definizione all'occhio, profondità, che mi piace sempre molto. Un look semplice però, simple but effective, quindi semplice ma di effetto. Anche il marrone opaco si applica e si sfuma molto bene. Adesso andiamo, ho anche messo sull'altro occhio, nella parte più esterna vicino al marrone scuro, questo qua più sul tortora, e adesso andiamo di shimmer. Direi di prendere questo qua sul pesca, vediamo come si applica col pennello, vado a prelevarlo, meno polveroso di quelli opachi, e andiamo ad applicarli. Allora, come ho detto all'inizio, quelli opachi sono più pigmentati, secondo me. Degli shimmer si applicano meglio. Mm.
Provo con le dita. Dal tutto non sono male per niente. Ecco, con le dita forse è un po' meglio. Non mi fa dire wow, oh mio Dio, però non è neanche terribile, diciamo. Prendiamo questo qua più chiaro adesso, questo qua, sempre con le dita, e vado nel punto luce cercando di non fare un macello, andando troppo. Ok, non male, dai. Questo qua forse è meglio. Provo ad applicarlo bagnato, vediamo che succede. Immagino che sia più brillante bagnato, perché è normale che un ombretto bagnato risalti di più. Però di nuovo non è che devo sempre stare a bagnarli, perché appunto viene il meglio. E già così è un po' meglio. Non è proprio quel look che mi fa dire di nuovo wow, però. Ora mi occupo della rima inferiore, la parte esterna, riprelevo questo qua della palette degli ombretti metallici, questo qua però opaco, quello qua di cocca, e vado giù. Polverosissimo, mi è entrato metà ombretto nell'occhio, ottimo. Carico un po' perché sennò non è che si veda tantissimo. E poi vado con questo qua sul giallino, questo che non ho messo, polverosissimo. Questo qua non è proprio shimmer, è più sul satinato questo invece, e vado sopra quello opaco. Look occhi terminato, ho solo scurito l'angolino esterno con un po' di matita marrone, sono andata un pochino fuori, ma proprio solo qua all'angolino, ho usato quella di Clio Makeup, e poi dentro ho messo una matita sul panna per ingrandire un po' l'occhio. Ora passiamo al mascara, appunto il Big Moods Mascara Totalement Moi. Ok, è questo qua, un mascara volumizzante e liftante. Quello che va a fare in teoria è incurvare le ciglia, dando però anche volume alla radice. Vediamo se ci dice altro. Formula morbida e cremosa, infoltisce, solleva le ciglia per tutto il giorno. Al suo interno c'è la di jojoba per mantenere incurvate le ciglia, e ha uno scovolino, diciamo, particolare a clessidra. Sarebbe questo qua, bello cicciotto come scovolone, a me piacciono come scovolone, vabbè, scovolino grande, quindi scovolone. A me in generale piacciono questi qua perché tendono a essere quelli che prelevano tanto prodotto dal tubicino, quindi danno anche volume perché ne lasciano anche tanto di prodotto sulle ciglia, quindi in teoria a me è uno scovolino che piace. È un look audace e di definizione, pigmentato, separa le ciglia, cioè fa tutto. Vorrei un caffè, chissà se me lo farà il mascara il caffè, visto che fa tutto. Però non sembra tanto secco, né troppo secco né troppo liquido come consistenza. Andiamo a applicarlo. Ah, sul sito viene Dostai 8 euro, sempre su Douglas.it, quindi qua consiglio di applicarlo dalla radice andando a zig zag e poi andando appunto fino alla punta della ciglia, quindi zig zaghiamo e poi andiamo in su. Questo ovviamente è nero, c'è anche marrone, mi sembra, sì, c'è sia black che deep brown, quindi marrone scuro. Non sto zigzagando come oso. Mi raccomando, andiamo sempre fino alla punta della ciglia. Lavoriamole bene.
Io qua le porto sempre un po' in fuori per appunto andare a aprire l'occhio, fare quel bel effetto. Ok, così più o meno con una passata. Per adesso con una passata, non male, con una passata più o meno. Ora vado a farne una seconda, assolutamente, che mi piacciono 8 kg di mascara sulle ciglia. Mascara applicata su entrambi gli occhi, ho fatto 2 passate, questo è il risultato. Bisogna solo fare un po' di attenzione perché lo scovolino è bello cicciotto e perleva tanto prodotto, quindi c'è il rischio di spargerselo in giro. Infatti io mi sono macchiata, ora aspetto che sia asciutto per bene e poi lo vado a togliere con un pettinino. E anche se andiamo a applicarlo sotto, attenzione, perché appunto lo scovolino così grande uno rischia poi di sporcarsi anche proprio sotto tutta la rima inferiore. Però questo è il risultato dopo 2 passate, è bello nero. Ora però passiamo alle labbra, perché sono troppo pallide queste labbra, non ci piacciono. Abbiamo appunto la matita labbra, questa qua, Low Triangle Lip Filler Liner, la tonalità è soft pink e la particolarità è che ha questa punta triangolare così, e si può utilizzare sia per il contorno labbra solamente oppure anche per andare a riempire tutte le labbra e usarla come appunto fosse un rossetto. A lunga tenuta, formula confortevole, viene sul sito, lo devo prendere, 4,99 euro. Ok, appunto si può utilizzare sia come contorno labbra che come riempimento. Poi andrò a applicare dopo il contorno labbra questa Glossy Lip Stain, e il packaging mi ricorda molto l'uscita di tempo fa, però di un brand high end che era sempre di una Glossy Lip Stain, il packaging mi sembra uguale. Comunque detto questo, andiamo a vedere il dettaglio. Io ho la tonalità di questa Glossy Lip Stain Pinkies Up e viene 6,99 euro su Douglas.it, singolare finitura, gloss colore, con una sola applicazione abbiamo appunto questo colore, formula impalpabile, lunga tenuta, no transfer, colore trasparente con una nota di colore e via, basta. Quindi andiamo a vedere magari prima i colori sulla mano. E poi li andiamo a applicare sulle labbra. Ok, matita e tinta labbra, molto molto carini, sembra appunto su questo nude rosato. Andiamoli a applicare subitissimo con il triangolino e via. Controlliamo di non avere grasso sulle labbra, perché sennò l'applicatura potrebbe non essere ottimale, non si attacca, perché se ho grasso qua mi fa da barriera. Diciamo che si avvicina al colore delle mie labbra, però un po' più intenso, ecco. Così è un bel colore solo con la matita, molto molto carino. Noi possiamo anche andare col dito a distribuirla. Bene ragazzi, eccoci qua alla fine di questo video e diciamo che è ora di trarre le conclusioni. Partiamo dagli ombretti, che sono i primi che ho applicato e provato. E allora, diciamo che la palettina mini con gli ombretti opachi secondo me non è per niente male. È vero che sono polverosi, ma se uno fa un po' di attenzione, diciamo che si sfumano bene, sono pigmentati, mi piacciono, devo dire che mi sono piaciuti. 3,99 euro. Direi che la consiglio, sono colori, quelli diciamo
tipici, nude, quindi molto facili da utilizzare per fare un bel look. Ho applicato questo qua color crema più chiaro proprio all'arcata delle sopracciglia, però si può anche usare secondo me come punto luce perché è bello chiarino per dare ancora quella spinta in più, quindi ci sta, carina. E questa qua è di nuovo la I Love You a Latte. È comoda, portatile, uno non vuole portarsi troppe cose in giro, se la mette nel beauty case o in borsa e via, ti occupa veramente zero spazio. Passiamo invece alla palette degli ombretti, quelli metallici. Allora, avete visto anche voi durante l'applicazione le mie prime impressioni anche, e non lo so, non è che mi ha proprio colpita e impressionata. Secondo me quello che scrive meglio, tra l'altro, è questo più chiaro. Questo qua direi che scrive abbastanza bene. Gli altri li ho dovuti bagnare, sono un pochino, non so, è un po' un look sottotono, ecco. Un po' sì, un look, non è brutto, perché poi sono quei colori, quegli abbinamenti che stanno bene insieme. Però è un po' sottotono, ecco, un pochino spento. A me piace, come penso a tutti, quel bel metallico, bello acceso, che risalta, che è proprio lampadina sull'occhio. E questo qua non ce l'ha, è vero che costa poco, ok, 3,99€, però ci sono ombretti low cost che valgono, anche se costano poco, però sono veramente buoni. Invece in questo caso io questa palettina non so se la consiglierei, onestamente. Se siamo poi con un budget basso, ci mancherebbe, anch'io non è che posso sempre stare a comprare i brand più costosi, è giusto avere una scelta anche più low cost, è giustissimo. Però ecco, l'opaco già io lo consiglio, questa qua con i metallici, il Orange Dreamsicle, non lo so ragazzi, non è proprio secondo me il massimo. E quindi non la sto a consigliare, ma a vostra discrezione ovviamente. Detto questo, passiamo al mascara, il Big Mood. Direi che il mascara secondo me mi ha salvato il look. È bello nero, le ciglia le riempie alla base, le pettina bene, mi piace molto. Sì, lo scovolino è tanto grande, è vero, però è anche il tipo di mascara che dà volume, quindi ci sta che abbia lo scovolino così grande a clessidra. E che dire ragazzi, mi piace veramente molto, sì, approvatissimo. Passiamo poi alle labbra. La matita labbra è molto bella, scrive bene, è bella opaca, mi piace tanto anche questo, è un bel colore. E invece la tinta, ovviamente la matita la consiglio, la tinta labbra, questa Glossy Lip Stain, non lo so, non mi convince moltissimo, perché mi aspettavo qualcosa di più, sia come gloss, come lucidità, ma anche proprio come colore della tinta labbra. È vero che sul sito c'è scritto che non ha un colore molto intenso, ma dà solo quel tocco di colore al labbra, quindi è vero, nel senso non è quella tinta che si asciuga, è scurissima, è pigmentatissima, no, è più sul naturale, dà quel tocco di colore, è vero. Non lo so, però tipo il gloss già mi sta sparendo, non è che ho fatto quelle, non ho bevuto, non ho mangiato, non è che ho parlato da sola più di tanto, più del solito. E quindi ecco, è una lip stain però molto tenue, sia come gloss, è una gloss lip stain molto tenue, sia come gloss che come stain, quindi sia il gloss che la tinta sono molto soft. Se vi piace questo tipo di soft, per carità, è il prodotto giusto per voi, però abbinato alla matita sta sicuramente molto bene. Quindi dai, ci sta anche la Glossy Lip Stain. Ragazzi, detto questo, il video si conclude qua, spero che vi sia piaciuto, che vi sia utile, e mi raccomando, un bel like, iscrivetevi al canale, lasciate anche un commentino per farmi sapere cosa ne pensate di questo video, del brand Elf Cosmetics, di questi prodotti, se vi trovate bene in genere col brand o no. Mi raccomando, voglio sapere le vostre opinioni, non siate timidi, vi aspetto nei commenti. E detto questo ragazzi, ci vediamo come sempre prestissimo a un video insieme. Ciao!